Buonasera a tutti. Volevo dire come breve introduzione che è sempre una grande gioia poter mettersi a parlare e a confrontarci sulla figura di Antonio Rosmini, perché è veramente una figura preziosa per questo lavoro sul quale la Chiesa, le persone che riflettono sono impegnate inevitabilmente all'indomani del Concilio Vaticano II. Ho trovato questa bella frase di Piero Coda, che è uno anche lui degli studiosi, degli interpreti, degli amanti, insomma degli innamorati, ecco, dei discepoli di Rosmini, che dice che resta in gran parte da sperimentare nella luce del Vangelo uno stile e un contenuto concreto di cultura cristianamente ispirata che sia all'altezza, allo stesso tempo, della rivelazione di Cristo e dei segni dei tempi propiziati dalla storia odierna. E sono parole che Piero Coda metteva nell'introduzione a un libro su Antonio Rosmini, che proprio, dice lui, di tale spiritualità e di tale cultura, cioè a un tempo, cioè cristianamente ispirata, che sia allo stesso tempo all'altezza della rivelazione e dei nuovi tempi in cui viviamo, si è voluto servitore instancabile e interprete coraggioso e fedele. In effetti l'eredità di Rosmini, come luce per avventurarci in modo non avventato superficiale nel cammino della Chiesa sognata dal Vaticano II, è un dato incontestabile. E ci sono, grazie a Dio, tanti studi, anche il convegno che abbiamo fatto a Modena e tanti fermenti, il lavoro che fanno i rosminiani a Stresa, e questo libro di Fernando Bellelli ne è un'ulteriore dimostrazione, che rivelano come il pensiero, l'avventura di Rosmini costituisca un punto di riferimento ricco e fecondo proprio nella direzione del rinnovamento ecclesiale contemporaneo, un giacimento di intuizioni, percorsi e prospettive che è un riferimento obbligato per chi si sforzi di pensare e di vivere il nuovo. Il lavoro di Fernando va in modo speciale nella direzione di uno degli aspetti cruciali del ripensare, del ridire l'esperienza cristiana nel nostro tempo, che è quello, come ora Mario Cioffi ha ben sintetizzato, del pensare l'amore, l'amore di Dio, o ancora più precisamente pensare a partire dall'amore di Dio, dalla presa d'atto che Dio è amore nel senso forte e pieno del termine. Non mi ci fermo, ma mi è venuto in mente che anche lo stesso magistero di Papa Francesco insiste molto su questo tema. Nell'ultimo documento, che è la bolla di indizione del Giubileo straordinario della misericordia, dopo aver fatto una bella catechesi sulla misericordia nella prima parte, alla fine tocca la questione e dice: non sarà inutile in questo contesto richiamare al rapporto tra giustizia e misericordia. È una questione cruciale. Cosa viene prima? Qual è il punto chiave del cristianesimo? La giustizia e la misericordia. E mi è venuto in mente che Rosmini dice: la giustizia è la misericordia. Il vero Dio è giusto perché è misericordioso, e anche noi non siamo veramente giusti se non siamo di fronte a questo mistero dell'amore di Dio. Quindi vedete, sono questioni cruciali, e sapete anche certamente che nella vita della Chiesa non tutti condividono questa insistenza sul tema della misericordia, anzi ci sono tante persone che sono molto perplesse su questo discorso. Due sole parole velocissime: come leggere Rosmini? E qui volevo spezzare una lancia velocissima anche in difesa di un altro grande giacimento, che è quello del beato John Henry Newman. Sono stati beatificati molto vicini tutti e due da Benedetto XVI, un dono bellissimo alla Chiesa, una delle cose per le quali sicuramente il suo pontificato verrà ricordato, perché leggere Rosmini in effetti ci fa incontrare un linguaggio e un contesto ottocentesco nel quale si compiono in fondo tutte le sue il suo cammino di speculazione e di fede. Un mondo che non ci appartiene più, in cui c'era un senso pervasivo della sacralità, della rigidità dei riti,
della preeminenza dell'autorità ecclesiastica, oltre che un'esigente pratica devozionale e ascetica. Dunque, qualcuno leggendo Rosmini potrebbe sentirsi proiettato in un mondo che non è più e vorrebbe magari pensare che la novità di Rosmini sia quella del tornare indietro in questo mondo del passato. Lo stesso, ripeto, si fa anche con John Henry Newman. Ci sono alcuni interpreti che, come dire, ricorrono a questi personaggi, ma nella maniera poi alla fine infedele, ingiusta, travisando il loro lavoro, la loro riflessione, perché Rosmini, come Newman, guarda avanti e parla del cuore del cristianesimo in un modo attualissimo e vivo, ed è qui che il suo contributo è per noi così prezioso. E poi un altro aspetto, questo messo in evidenza da Michele Dossi nel suo bel libro Il Santo Proibito, la condanna che il pensiero di Rosmini ha subito e che è durata tanto tempo, quasi più di 100 anni, nella cultura della Chiesa, in effetti ha messo una specie di, come dire, ha prodotto una sorta di alienazione nell'approccio a Rosmini. Rosmini è un uomo santo, veramente una vita davvero esemplare, eroica, fino al martirio di non voler mai confessare da chi fosse stato avvelenato e il motivo della sua morte, ma dall'altra parte un pensiero cattivo, un pensiero di cui dubitare, di cui avere in qualche maniera sospetto, e quindi un doppio danno: da una parte il diffuso pregiudizio nei confronti dello sforzo intellettuale, e questo è tipicamente italiano, come se pensare fosse pericoloso, fosse qualcosa che è bene fare il meno possibile, essere obbedienti, devoti, insomma, poco di più, e questo è tipicamente nostro. E poi dall'altro, appunto, il fatto che non è facile comprendere il pensiero di Rosmini se lo si sgancia dalle sue scelte di vita, dall'essere fondatore della Società della Carità, delle sue scelte anche di impegno ecclesiale, anche politico. Una unitarietà che costituisce la vera porta d'accesso alla sua riflessione, che non è mai una fuga nella teoresi, ma lo sforzo di pensare a partire dalla rivelazione, e più precisamente dal cuore della rivelazione, cioè a partire dall'amore. Io faccio soltanto due riferimenti a livello delle esperienze del pensiero di Rosmini. Da un lato un riferimento più teoretico, che è contenuto, insomma, è legato alla sua teosofia. È l'ultima opera di Rosmini, purtroppo incompiuta, un capolavoro del pensiero, della riflessione, che è uno dei testi che viene studiato di più in questi anni. E è proprio l'impianto di questa opera. Teosofia vuol dire pensare Dio. Il modo di pensare Dio è un discorso sulla ontologia, vorrebbe dire un discorso sull'essere con la E maiuscola, sulle cose, sull'essere in quanto tutto ciò che esiste. E Rosmini inizia e riflette a lungo nella prima parte della teosofia su due questioni. Che cosa si può dire dell'essere supremo in termini filosofici, e qual è il metodo giusto per accostarsi a questa realtà? E il porsi queste domande vorrebbe, in fondo ci dice già un approccio che ha Rosmini, e questo è un po' forse nascosto, se volete, ma insomma, cioè un approccio positivo e fiduciale nel guardare e nel pensare, cioè un cercare perché tu in qualche maniera intuisci che troverai. Quindi non c'è nessun nichilismo nel pensiero di Rosmini. E questo non è per niente scontato, è un punto di riferimento forte. E poi il metodo con cui Rosmini dice che bisogna pensare tutto ciò che esiste nel mondo. Dice che è una realtà piena di opposti, di opposizioni, perché l'essere è uno, ma è anche più tante realtà. È necessario, ma è anche contingente. Infinito ma anche finito, immutabile e mutabile, eterno e temporaneo, semplice e anche composto.
Dunque stiamo di fronte a una realtà viva e impossibile a osservare dall'esterno. Quindi è un'idea dell'essere, di tutto ciò che esiste, molto umile, non di chi pretende di poterla conoscere e bloccare e comprendere in tutta la sua realtà. Qui viene in mente un pensiero come quello hegeliano, da un certo punto di vista, eh? Ma in realtà prima c'è l'essere e poi il pensiero, e il pensiero, l'essere è l'ambiente in cui il pensiero abita, e anche il mare nel quale naviga in cerca di un modo di parlarne. Dunque c'è bisogno da parte del pensiero di un'attitudine di servizio, di mettersi a servizio dell'essere, un'attitudine di accoglienza e di inclusione. E questo lo chiama Rosmini, un pensiero lo chiama circolare, vorrebbe dire che tenta in tutti i modi di non escludere nulla, ma di includere tutto, di tenere conto di tutte le dimensioni della vita, potremmo chiamarla così, con le sue contraddizioni, con le sue povertà, con le sue negazioni. L'essere è tutto, e dire che l'essere è solo ciò che funziona, vedete che è già un limitarlo e anche un opporsi. Ed è proprio questa idea di metodo circolare, inclusivo, in cui il pensiero si espone all'essere così com'è, non come dovrebbe essere o come vorremmo che fosse. Quindi non è per niente ideologico il modo di pensare di Rosmini, ma è profondamente agapico, cioè appunto amorevole. È proprio in questo modo che Rosmini fa un lavoro straordinario, e questo è forse, insomma, io parlo a persone anche esperte di queste cose, ma io non sono per niente esperto, ma questa piccola cosa l'ho capita da diverso tempo grazie a Padre Muratore, anche a grandi interpreti di Rosmini, colui che ha pensato l'essere nel modo più, uno dei pensatori che ha colto più in profondità nel mistero dell'essere, e dice che dentro l'essere c'è una relazione, perché il fatto che io lo posso pensare dice che è originariamente aperto alla relazione, vuole farsi conoscere ed è, come dire, conoscibile da me. Mi viene in mente il discorso di Benedetto XVI a Regensburg, che fu tanto contestato quando metteva questa distinzione tra il modo di pensare Dio che c'è nella tradizione ebraico-cristiana e quella che c'è nella tradizione musulmana, ma in effetti siamo non lontani da questo discorso. Un essere pensabile perché originariamente orientato alla relazione, perché è relazione in se stesso. E così Rosmini intuisce e arriva a descrivere quelle che lui chiama le tre forme dell'essere. Prima di tutto l'essere è e si fa pensare, e noi lo possiamo investigare. Non è ostile al pensiero, vuole farsi conoscere, è non contraddittorio. Dio vuole il bene e non vuole mai il male. Questo non lo possiamo mai attribuire a Dio. Questo infatti è una caratteristica forte dell'esperienza cristiana di Dio. Questa Rosmini la chiama la forma ideale dell'essere. L'essere poi, dice Rosmini, non soltanto si fa conoscere e c'è, è presente, ma anche agisce. È una forza vitale che si afferma contro il nulla, continuamente. All'inizio, originariamente, l'essere è piuttosto che nulla, come direbbe Parmenide, ma... E questa la chiama Rosmini la forma reale dell'essere, il fatto che l'essere agisce e continua a riempire di sé tutto ciò che esiste. Secondo Rosmini tutto ciò che esiste ha, in qualche modo, partecipa di questa forza vitale dell'essere. E infine, ma l'abbiamo già un po' suggerito prima, nell'essere c'è una misteriosa ma molto concreta volontà di bene. Vuole comunicarsi, vuole darsi, ed è la forma morale dell'essere, come diceva prima Mario. Il fatto di essere nient'altro in fondo che carità e amore. Questa è stata giustamente chiamata una metafisica della carità,
E qui vedete che ricerca filosofica e teologia si incontrano, perché avere intuito, descritto queste tre forme dell'essere chiaramente lascia pensare alla rivelazione cristiana, alla rivelazione trinitaria. L'amore è l'anima profonda dell'essere. E quell'amore che all'inizio aveva incoraggiato la ricerca con l'intuizione che c'era qualcosa, ora si offre come ricompensa di quella ricerca, come attestazione che l'intuizione era buona e fondata. Cioè che fidarsi dell'amore, o come direbbe Newman, fidarsi della coscienza, è sempre la scelta migliore. E che l'amore, nel libro Fernando Pianelli lo chiama l'assoluto affettivo, è il cuore del pensare, perché è il cuore dell'essere. E poi, proprio per sottolineare questo discorso sull'unitarietà del pensiero di Rosmini, volevo così rievocare con voi quel discorso che è giustamente uno dei più famosi discorsi di Rosmini, pronunciato il 10 ottobre 1851 nella chiesa del Sacro Monte Calvario a Domodossola, di fronte alla sua Società della Carità, ai membri del suo istituto e soprattutto a coloro che stavano per fare la nuova professione. E questo discorso, che passa come il discorso sulla carità, è un commento, o comunque prende spunto, da delle parole di San Paolo nella lettera agli Efesini, dove dice: radicati e fondati nella carità, siete in grado di comprendere con tutti i santi quale sia l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo. Dunque, il tentativo di comprendere l'immensità del mistero dell'amore, potremmo dire l'immensità dell'essere. Una comprensione allo stesso tempo esperienziale e intellettuale. Rosmini dice che chi può veramente, come dire, avvicinarsi a queste soglie così, così alte del pensiero può essere soltanto chi vive un'esperienza di dono di se stesso, di sacramenti della Chiesa, di consacrazione. Al di fuori di questo, certi percorsi non si possono, comunque è molto più difficile viverli. Per questo spaccare Rosmini tra la vita reale e la vita intellettuale è un delitto che non ci permette di capirlo. La sfida è sempre quella di pensare la carità, anzi, più precisamente, pensare nella carità la stessa carità, pensare nell'orizzonte dell'amore il mistero dell'amore. E dice Rosmini che l'unico luogo in cui questo è possibile è nella croce di Cristo, perché è il luogo per eccellenza della rivelazione dell'amore di Dio, nel quale ci è dato anche provare a delineare le quattro dimensioni di cui ci parla Paolo: l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità. E le vediamo, dice Rosmini, proprio nel legno della croce, nelle direzioni che questo legno ha. È la croce che ci parla e ci insegna come pensare l'amore. Con il legno orizzontale, dice Rosmini, ci parla della larghezza dell'amore, il fatto che l'amore raggiunge tutti. L'essere è amore e l'essere comprende tutti, non esclude nessuno, accoglie, è di sua natura universale. Il legno verticale poi narra la lunghezza della carità, cioè la sua durata nel tempo, la sua fedeltà, il suo esserci sempre e comunque, il non venire mai meno. E dice Rosmini: con questa costanza ama Dio che è carità, ab eterno. Egli ha amato tutte le opere sue, le ama e le amerà in eterno. La parte alta del legno della croce, la sommità potremmo chiamarla, ci parla dell'altezza dell'amore, la sua capacità di condurre in alto, di spingere al miglioramento e alla crescita, di perfezionare e santificare. Questo anche fa parte della rivelazione biblica. L'amore tende e può perfezionare, cambiare, spingere alla conversione, migliorare, far crescere. E poi la parte più bella, se volete, è la parte nascosta della croce, quella che sta sottoterra. E qui mi viene in mente l'affresco che Michelangelo ha fatto nella Cappella Paolina in Vaticano, dove
stanno per crocifiggere Pietro al contrario, e c'è quel signore che ha scavato il buco e che ci mette il braccio dentro per vedere quanto è profondo questo foro dove avrà messa la croce, come a dire quanto è forte la tua fede, no? Quanto è solida, quanto è capace di rispondere al male. E in fondo è questo, la profondità dell'amore, della carità, è la dimensione più segreta e misteriosa, cioè la capacità e la libertà dell'amore di immergersi nell'abisso della sofferenza, del fallimento e perfino della morte, l'esperienza di Cristo. Rosmini la descrive con parole molto belle. La profondità della carità non è altro che la profondità del patimento nel quale vive e sfavilla l'atto più perfetto e più potente della medesima carità. È perché è profondo che l'amore è capace di combattere e vincere la potenza del male. In quanto si sacrifica e si lascia solo apparentemente vincere per raggiungere una vittoria più grande. E qui concludo, vedete che il pensiero sull'amore e la vita dell'amore si incontrano, perché la carità non può che essere carità in azione, la forza dell'essere che si sprigiona e non cessa di dare vita. E qui chiaramente l'icona è Cristo, il punto di riferimento è la vita di Gesù e la sua azione, la sua opera nella storia. Ed è a questa forza dell'essere che anche l'essere umano, innestato per grazia nella vita di Dio, può contribuire lasciandosene attraversare e diventandone collaboratore. E così concludo pensando che in fondo anche il titolo del libro di Ferrando parla proprio di questo, perché all'assoluto affettivo, cioè all'essere che è amore, corrisponde e non può che corrispondere un'etica originaria, cioè uno stile di vita, che è quello che è dello stile di vita fondato sulla carità. Ecco, finito, grazie.